Progetto mirato al monitoraggio dei disturbi di apprendimento e di altre problematiche, Aprile a scuola inclusività è stato promosso dall'amministrazione comunale e dalla rete scolastica della città. Ad un anno dall'avvio sono stati presentati nei giorni scorsi i risultati ottenuti attraverso una formazione specifica dei docenti, uno screening costante e una somministrazione di questionari ai giovani alunni di 5 anni, come spiegato dal dirigente scolastico dell'Istituto Arturo Toscanini, Enrico Raponi. È stato un interesse da parte del Comune a proseguire quello che già ad aprile era stato avviato tanti anni fa da altre scuole sul problema della dislessia, dei DSA e adesso allargato alla problematica dei BES. E quindi abbiamo raccolto tutti quanti i referenti delle varie scuole di Aprilia, è stata eletta come capofila la mia scuola, quindi l'Istituto Comprensivo Arturo Toscanini, e si è passati quindi a elaborare tutto un piano che doveva essere messo in atto nel corso dello scorso anno scolastico. E abbiamo fatto il primo monitoraggio e il primo screening su tutta la popolazione dei cinquenni di Aprilia per evidenziare in maniera precoce eventuali problematiche che risultano a livello scolastico, perché noi ci prefiggiamo di agire a livello didattico e scolastico, pedagogico, non clinico. Però è un grosso intervento, perché va a coprire tutta la popolazione scolastica e nello stesso tempo permette anche di fare precocemente segnalazioni e ai genitori e eventualmente anche relazionando alla ASL di problematiche che vengono evidenziate già dall'età di 5 anni su bambini che potrebbero avere disturbi dell'apprendimento o rientrare in quella fascia più ampia dei BES. Con soddisfazione l'assessora alla pubblica istruzione del Comune di Aprilia, Francesca Barbaliscia, ha definito questo progetto uno strumento valido e unificante con il quale poter analizzare le realtà dei diversi istituti scolastici apriliani per poi fornire i mezzi utili alla risoluzione di eventuali problematiche degli studenti. Questo è un importante progetto che il Comune ha voluto sostenere sin da subito per la rete scolastica, quindi che coinvolge tutti e 6 gli istituti comprensivi della città e vuole essere proprio uno strumento unico di individuazione, quindi di monitoraggio del disagio scolastico, perché le realtà territoriali sono molto variegate e per quanto ogni istituto scolastico, ogni istituto comprensivo segue un suo profilo, no? Un indirizzo, una politica scolastica, è bene che sotto questo profilo si individui un unico strumento che abbia un'efficacia sul territorio e che quindi possa governare appunto la disciplina del monitoraggio del disagio. E in questo senso mi sento di voler ringraziare tutto il team dei dirigenti, del dirigente capofila, ma di tutte quante le insegnanti che si sono impegnate per questa attività, perché è importante affiancare le famiglie nella crescita dei nostri bambini, perché io ritengo essere i nostri figli questi ragazzi, e quindi sarà uno strumento che porterà efficacia nel tempo, per cui il risultato avrà un'efficacia appunto nel corso degli anni. La docente Enrichetta Spagnoli dell'Istituto Toscanini ha spiegato come si è articolato il progetto nel corso di quest'anno e quali sono stati i risultati emersi dallo screening effettuato. Faccio parte insieme ad altre 4 colleghe di un comitato, diciamo così, che è stato denominato comitato scientifico, che si è occupato appunto di, oltre che redigere il progetto, di presentare alle insegnanti e fare la formazione appunto per le insegnanti della scuola dell'infanzia di questo questionario IPDA, che andava a rilevare le eventuali difficoltà riscontrate rispetto agli alunni 5 anni della scuola dell'infanzia. E abbiamo somministrato questionari a tutti gli alunni 5 anni di tutti gli istituti comprensivi del territorio di Aprilia. E in totale erano 749, adesso non ricordo, insomma intorno ai 700 erano gli alunni ai quali è stato somministrato il questionario, e sono emerse delle percentuali di caduta, quindi di difficoltà, di rischio di difficoltà medio, alta e bassa intorno al 30%, quindi abbiamo una percentuale di alunni che rischiano di trovarsi di fronte a un disturbo dell'apprendimento o una difficoltà d'apprendimento o
un bisogno educativo speciale che è pari al 30% della popolazione di questo territorio, percentuale che peraltro noi conoscevamo già in parte perché l'avevamo rilevata all'interno di un vecchio progetto che si chiamava Aprilia contro la dislessia, dove il monitoraggio si faceva con gli alunni di classe seconda della scuola primaria, si ripeteva poi in terza dopo un periodo di esercitazione e più o meno i risultati che erano emersi erano più le percentuali, diciamo, di difficoltà di questo territorio d'Aprilia era appunto il 30%. Dati alla mano, adesso voi come andrete ad agire su questi ragazzi che presentano questa possibilità di difficoltà nell'apprendimento? Questo è stato un primo screening, dopodiché ci sarà una parte di lavoro operativo, di rinforzo rispetto a determinate competenze non acquisite, quindi esercitazione rispetto a determinate competenze non acquisite e un ulteriore monitoraggio nuovamente a maggio. Dal monitoraggio di maggio si vedrà se la percentuale degli alunni che hanno avuto questo tipo di difficoltà e che sono stati trattati con degli esercizi mirati, se questa percentuale si è abbassata oppure è rimasta stabile. Noi sappiamo, essendo esperti di disturbi dell'apprendimento con il gruppo di lavoro, insomma siamo tutte persone che lavorano con i disturbi dell'apprendimento già da diverso tempo, sappiamo che il disturbo dell'apprendimento diciamo si può compensare ma non guarisce, nel senso che esiste, è un dato di realtà, è un dato di fatto, ne possiamo prendere atto e possiamo però mettere in atto tutte delle procedure per compensarlo in modo tale da arrivare quasi, non dico ad annullarlo, ma standoci molto vicini.